Bene, è arrivato il kit del Harley Benton per costruire una Stratocaster. Vabbè, manuale più di tanto non serve. Sono le parti, bene, è già tutto precablato, non c'è bisogno di saldare, ma basta inserire i connettori. Cosa che ovviamente io non farò e poi vi spiegherò che idea chiaramente insana mi è venuta. Studiamo le meccaniche, le recensioni le hanno definite non eccezionali, ma per il momento vanno bene, poi vedremo. Non aveva senso comprare altre cose. Le corde, neck plate con guarnizione in bacchisite o plastica, gomma, quello che è, le chiavi a brugola per l'intonazione e per il truss rod, jack plate e le varie viti e minuteria, il ponte. Ovviamente il ponte è come nelle squadre di basso prezzo, non è true body, ma le corde sono fissate al ponte. Qualche altra vite e questa, vediamo un po' di aprire questo pacchettino. Il control plate già preassemblato. Tanto vediamo subito che no, è a posto, questa è la messa a terra che va saldata al ponticello, i connettori per i due pick up, potenziometri di basso costo cinesi. Ovviamente questo kit è assemblato in Cina. Vediamo anche il bridge con il pick-up, senza ne onore né gloria, ma va più che bene per il momento. Bene, questa è la prima parte dello spacchettamento. Continuiamo. E qui abbiamo il body standard per il caso. Sembrerebbe in due pezzi, questo è buono, abbastanza. Direi che il corpo suona bene, scarso per humbucker, il ponte, già preforato, poi bisogna vedere se la preforatura è corretta oppure no. Comunque direi che è fatto abbastanza bene, già prefinito con il turapori, qualche segno, non so se si vede bene, qualche segno, rasgatura, però direi che non è male, non è male, male, direi che può andare bene. Ora arriviamo alla cosa forse più delicata, che è il manico. Ora si tira in palissandro, manico in acero. Questa è una palette da configurare come telecasso e quant'altro, poi vedremo che ho inventato un mio disegno. Un manico, un buon manico C, ricorda la dimensione nelle proporzioni dei manici della Squier. Direi che un buon manico già in slot per le 9, e così a colpo d'occhio direi che abbiamo la fortuna e mi sembra decisamente
dritto, non so se si veda bene, però direi che non ha nessuna torsione strana. Palissandro buono, ben definito, bello compatto, lavoro sui fret è perfetto, non ci sono nessun gradino, molto morbido. Direi che effettivamente il manico non è niente male. Si tratta solo adesso di controllare che i fret siano alti, uguali, non ci sia qualche fret storto o passo alto, perché ovviamente, con tutto il rispetto per i cinesi, ma a volte fanno qualche porcata, indipendentemente dal brand, dalla marca per cui stanno lavorando. Ovviamente per questo progetto farò di testa mia. Innanzitutto ho comprato una pick guard neutra, un bel metro perlato, perché ovviamente avrò un design differente, perché al manico verrà messo, confezione molto bella, un humbucker. Installazione. Ovviamente come prima battuta ho acquistato un humbucker della Shadow, costava poco, perché non sapevo cosa mi sarei trovato per le mani come qualità di legni, manico e quant'altro. 30 euro di pick up, un domani si può sicuramente modificare, cambiare, prendere, non so, un Gibson o un'altra marca. Ovviamente un kit di potenziometro, tettone e volume, con già condensatorino. Mi ha lasciato delle Fender da 250, perché voglio dare alla chitarra un tono abbastanza chiuso. Come dicevo prima, il ponticello, ho deciso di cambiare lo stile della chitarra e quindi ho preso un ponticello della Clusum o Clusum Deluxe, sempre con le corde a ponte e non true body, per avere un look leggermente differente, tanto poi i pezzi non sempre buoni. Ovviamente a posto del neck plate è intenzionato a utilizzare le ferrule di questo tipo per cambiare un po' il design. Ovviamente un po' di condensatori in orange drop molle, filo in tessuto perlato, altri componenti per il potere di cablaggio, schermatura alluminio rame, uno string tree leggermente diverso, un altro condensatore, altro poco. Bene, ovviamente poi ho acquistato anche qualche attrezzo, al di là del saldatore professionale che ho già avuto modo di collaudare con la mia Strato Simon Nail. Ho acquistato questi che non sono altro che delle, chiamiamole, gomme per pulire i tasti, quindi gradazione abrasiva 1000. Questo ovviamente servirà anche per la manutenzione delle altre chitarre, così come questa placca che permette di lavorare sulla tastiera per filare i tasti, e questa è una lima per lavorare sui tasti, cose proprio da chitarra. Poi arriveranno altri strumenti che serviranno per i vari lavori di fresatura o quant'altro, non è necessario, ma è un altro